Dopo tanto tempo, finalmente anche sul mercato italiano, perché la novità che vi devo presentare oggi era presente sul mercato americano, e come tante altre funzioni che sono solo di là, oltreoceano, finalmente è sbarcato anche qui in Italia, che interessa a noi. Stiamo parlando della funzione Timed Action. È una funzione che dà la possibilità di programmare in maniera del tutto vocale l'accensione e lo spegnimento di un accessorio smart che avete in casa. Io ho fatto la prova con la mia lampada della sala, io ho detto il nome del nostro assistente vocale, seguito da tra 2 minuti accendi lampada. Dopo 2 minuti mi ha acceso la lampada. Ho fatto la stessa prova spegnendo, tra 5 minuti spegni lampada e ha spento la lampada. Stessa cosa ho fatto con il Broadlink. Gli ho detto di accendere la TV, dopo un lasso di tempo X mi ha acceso la TV, quindi tutte quelle funzioni che noi di solito dovevamo fare una routine, che sono tanto comode le routine, ma comunque ci devi smanettare un po' e devi perderci un po' di tempo, adesso basterà farle in maniera del tutto vocale. Comodità, sì, e per di più, per i neofiti, va a legarsi alle super offerte vantaggiose che Amazon sta tirando fuori in questi giorni. Vi basti pensare che, ad esempio, Echo Dot di terza generazione, un dispositivo di tutto rispetto, è proposto a 17,99 euro, cosa che non avveniva non so da quanto tempo, non so neanche se è mai arrivato a questo prezzo. Questo grazie all'avvento, tra circa un mese, dei nuovi dispositivi che sono già in preordine e che vi ho presentato nel video precedente. Però con 17,99 euro avete la possibilità di fare tante operazioni del tutto, in maniera del tutto vocale, cosa che prima invece bisognava andare a digitare sulla nostra applicazione e quindi a fare tutta una serie di impostazioni. Semplicissime le routine, però detta così è molto più veloce il comando. Questo è un video molto veloce perché ho fatto questa prova, è riuscita ed era da un po' di tempo che speravo questa e sto aspettando poi il nome del nostro assistente vocale, Guard. Questa, anche su questo argomento, ho fatto un video. Si tratta di una funzione che voi, quando uscite di casa, vi basterà dire sto uscendo di casa e il nostro dispositivo vocale si metterà in ascolto. Tutto ciò che rileva, che può essere un rumore che esula la normalità, vi invierà una notifica. Voi vi basterà collegarvi, se avete delle camere di videosorveglianza, con la telecamera e verificare se è successo qualcosa in casa. Quindi diciamo che il mondo della sicurezza in quel caso si amplierebbe parecchio. Ma rimanendo sempre su questo argomento, io trovo che sia una funzione molto utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, fate la prova a casa. Se per caso non è ancora aggiornato il vostro dispositivo, cosa molto difficile perché questo aggiornamento, se non erro, è avvenuto 3-4 giorni fa da quando vi sto facendo il video, quindi dovreste avere anche voi questo aggiornamento sul vostro dispositivo di casa. Se questo non è avvenuto, chiedetegli di fare semplicemente l'aggiornamento e vi troverete questa possibilità, questa nuova modalità da poter sfruttare. Bene ragazzi, vi lascio qui sotto in descrizione i link per poter acquistare un bel po' di prodotti del nostro assistente vocale e magari qualche accessorio, però le offerte sono di più sul marchiato Amazon. Vi ricordo inoltre che se volete sostenere il canale vi basterà semplicemente iscrivervi, attivare la campanella e lasciare un bel mi piace, in modo tale da poter aiutare l'algoritmo di YouTube a far salire tutto tech tra quelli che sono un po' più in primo piano. Noi di questa cosa ne saremo molto felici, siamo quasi alla soglia dei 10.000 e stiamo aspettando gli altri 300 che si vengano ad iscrivere, in modo tale da poter festeggiare tutti insieme questi 10.000 iscritti. È un traguardo che stiamo sognando da un po' di tempo. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!